ragazzi, non ci posso credere, finalmente sto filmando questo video. Volevo fare una piccola parentesi, so che in questo periodo, ve l'ho detto già su Snapchat ma ci tenevo, so che in questo periodo ho fatto diversi video sponsorizzati eccetera e so che non a tutte piacciono, quindi volevo solo rassicurarvi che il periodo natalizio è quello in cui i video sponsorizzati sono di più, ma non farò mai solo video sponsorizzati, non vi preoccupate, continuerò a fare i video per mio piacere come sempre seguendo le vostre richieste. Quindi piccola parentesi, chiusa parentesi, oggi sto per fare, e non ci posso credere finalmente, il video su tutte le mie borse, che è un video, anzi è il video più richiesto negli ultimi mesi. Quindi sto raggruppando marca per marca, ci vorrà un po', non so quanto durerà questo video, voi lo sapete, io sono una bagaholic, ho un grosso problema, lo ammetto, e quindi niente, bando alle ciance come dico sempre, iniziamo con, naturalmente, con quale marchio potevo iniziare se non con Chanel. Prima tra tutte è lei, la mia Jumbo in pelle caviar, molti nomi, io li so solo in inglese, perdonatemi, quindi questa non è lambskin, quella più liscia, ma è quella in caviar. Volevo appunto una borsa molto sportiva, per questo l'ho presa con hardware argento, e molto resistente a graffi eccetera eccetera, per questo che l'ho presa in caviar, che è la pelle più resistente. Questa è appunto la Jumbo, quindi è una versione più grande rispetto alla classica 2,55, non so come si chiama, insomma questa è appunto la Jumbo nera con hardware dorato, argentato, esiste anche quella con hardware dorato, il prezzo è esattamente lo stesso, ma appunto a me piaceva questa è praticamente la borsa che io indosso di più, devo dire, e ci sta dentro il mondo. E altra borsa è la mia boy bag, questa è una boy bag che non si vede molto in giro e quando l'ho trovata non potevo farmela scappare. Quella di prima, la Jumbo nera, l'ho presa ad Amsterdam, questa invece credo di ricordarmi tutti i posti, tutte le città in cui ho preso le mie borse, vedremo, penso di sì, ma non... penso sì. Questa è appunto la boy bag colore nude e questo color carne, ovviamente su di me sembra marrone perché sono pallida come la morte, però è un color nude, hardware dorato, praticamente solo nella boy bag mi piace l'hardware dorato così forte come colore, altrimenti mi piace quell'hardware dorato un pochino più, loro lo chiamano platino, quindi a metà tra l'argento e l'oro, invece sulla boy bag mi piace molto. Non volevo la nera classica, anche se l'ho trovata, è introvabile, l'avevo trovata, ma mi piaceva molto di più questa. Se non sbaglio, questa è la misura di mezzo, e anche qui ci sta dentro molta roba, la catena è così, a differenza della Jumbo si può portare soltanto così, non si può fare doppia, però non so come spiegarlo, avete capito, quindi questa è l'unica lunghezza della catena, ma appunto si può regolare a due pallini qui. Io ovviamente l'ho messa alla lunghezza massima perché sono gigante, una batussa, e sì, questo è quanto. Mi piaceva molto questa, non so se l'ho detto, l'ho presa a Los Angeles. Altra Jumbo, questa è come grandezza e come modello è la stessa identica borsa di quella nera che vi ho fatto vedere, ma cambiano tre cose. Una, ovviamente la più ovvia, è il colore, perché questa è bianca. Due, il tipo di pelle, questa è in lambskin ed è molto più delicata, è totalmente liscia, quella è invece fatta tipo ruvida, questa è totalmente liscia ma è molto molto più delicata, e l'hardware è quello di cui vi parlavo prima, non è dorato ma è platino, quindi a metà tra argento e oro, che è l'hardware che preferisco, non mi piace troppo appunto quello dorato. Questa borsa l'ho presa vintage in un negozietto a Cortina d'Ampezzo e era un vero e proprio affare, anche se vi devo dire la verità che essendo bianca e con questo tipo di pelle devo assolutamente portare a pulirla o addirittura a colorarla, mi hanno detto che si può, quindi voglio prima vedere il risultato su una borsa e capire com'è il risultato e poi forse le manderò anch'io a colorare o a pulire. Poi questa invece l'ho presa a Venezia, questa è una mini, come forma naturalmente è uguale alla Jumbo ma è molto molto più piccolina, questa è appunto una mini rettangolare, mi piacevano un sacco le mini e sono sempre più difficili da trovare, e qui non ci sta dentro tantissima roba ma l'essenziale, specchietto, qualche trucco, cellulare, chiavi, portafoglio eccetera, ci sta tranquillamente, come tutte le Chanel di questa forma, anche la tasca sul retro, e anche questa è verde ed è in tessuto, non è in pelle, questa è fatta proprio in tessuto in cotone, quindi è molto invernale, ma non solo, la uso anche in primavera, forse non in estate, ma anche questa, notate, ha l'hardware sia sulla catena che sul logo, qui sulla chiusura, in platino, quindi appunto quella via di mezzo.
Questa è molto carina, molto sportiva, è raro trovarle di questa grandezza, di questo colore, quindi non me la sono fatta scappare e soprattutto la particolarità è che è in tessuto. Mi spiace se non mi soffermo troppo su ogni borsa, ma siccome sono abbastanza, non voglio che questo video duri 6 ore e annoiarvi per 6 ore con le mie borse. Allora, poi, questa invece è un wallet on chain, quindi un portafoglio su catena, ed è si può portare sia con la catena all'interno, quindi solo così, che appunto come borsa. Io la porto praticamente sempre come borsa. Questa è molto primaverile, molto estiva, come colore è in pelle malaccata, quindi è super super lucida, è molto delicata, quindi sto super attenta. Vi ho detto dove ho preso le altre, quella verde l'ho presa a Venezia, voglio testare e vedere se mi ricordo dove le ho prese tutte. Questa invece l'ho presa a Parigi, questo è stato il mio regalo di compleanno dell'anno scorso, sono stata a Parigi da sola, mi ricordo, e l'ho comprata, mi sono fatta questo regalo e ho bevuto un bicchiere di champagne per festeggiare da Chanel da sola, ma perché no? È bello anche sentirsi a posto con noi stesse, è una cosa che consiglio a tutte, tra l'altro vado sempre io sul filosofico, però bisogna imparare a stare bene con se stessi e quindi non dover per forza sempre bisogno di qualcuno accanto per essere felice, per divertirsi, mi raccomando. E quindi sì, questa stessa forma delle altre, però appunto wallet on chain, quindi ha un po' meno spazio, ma anche qui ha lo spazio per le carte di credito, bancomat, eccetera, documenti, capelli miei ovunque, e poi qui, come tutti i wallet on chain, c'è una cerniera. Poi c'è un'altra mini versione di questa borsa Chanel, questa è tutta dorata, anche questa in pelle lucida, tutta dorata, l'hardware è dorato invece su questa, ma secondo me ci sta molto molto bene, non so che tipo di modello sia perché è un modello che non fanno più, e anche questa è una borsa che io ho trovato vintage, sempre nello stesso negozio Cortina d'Ampezzo, che ha dei pezzi ogni tanto veramente imperdibili, e quindi sì, questa è molto piccolina, è da sera, praticamente la uso soltanto la sera, ci sta dentro cellulare, chiavi, appunto un mini portafoglio, questo è quanto, ma è bellissima. Anche questo è un wallet on chain, quindi un portafoglio su catena che si può portare sia solo come pochette che appunto come borsa, anche questa la porto sempre solo come borsa. Questa è come si chiama? Metà a quadri, metà chevron, non so come si chiami questo motivo, è appunto metà a righe, metà a quadri, molto particolare, anche la chiusura è molto particolare, e l'hardware non è argentato ma è tipo color metallo, quindi sì, è molto strana questa borsa, dietro non ha la tasca, come capienza la stessa identica di quella rosa laccata che vi ho fatto vedere prima. Questa è stata un regalo di mio papà e l'ho presa comunque ad Amsterdam. Ultima Chanel della mia collezione è questa, che è una mini boy bag, non è un wallet on chain, pensavo lo fosse, ma è un nuovo tipo di modello che non ha ancora il nome. Questa è anche l'ultima che ho acquistato a Parigi, l'ultima volta che sono stata, tipo per il mio compleanno, poco prima, quindi il mese scorso, cioè mi sembrava il mese scorso, e questa è stata praticamente un autoregalo di compleanno. Io mi regalo sempre solo Chanel, evidentemente a Parigi, figata, perché sempre il periodo del mio compleanno vado a Parigi, non so se sono figata per il mio portafoglio, forse non è tanto positivo. Comunque, questo è tipo un wallet on chain, ma non proprio, non si chiama wallet on chain, come capienza più o meno è lo stesso, però ha due tasche, due cerniere più una tasca interna al centro. Anche questo si può portare sia con catena che senza, ma a differenza dei normali wallet on chain, la catena non si deve nascondere all'interno, ma si può proprio togliere, perché ha tipo dei moschettoni che si possono appunto aprire e togliere. Questa mi piace usarla sia come borsa che come pochette. Poi passerei alle Celine. Di Celine ne ho due, solo la mia collezione di Chanel è così ampia. Di Celine ne ho due e ho questa che è la Phantom, anche questa l'ho presa da Amsterdam, naturalmente avendoci abitato per 5 anni molte borse le ho prese ad Amsterdam. Questa è appunto la Phantom di Celine, è gigantesca, la uso praticamente solo per viaggiare, perché è molto molto grande, molto capiente, ci sta dentro il mondo, metto sempre quando viaggio computer, quindi laptop, documenti di viaggio, insomma qualsiasi cosa, veramente qua ci sta tutto, ed è appunto la Phantom. Volevo la mini luggage, non l'ho trovata così nera, e quindi ho preso questa, che è comunque molto carina, e poi le Celine insomma hanno sempre l'idea di una faccia che ti guarda perplessa, quindi insomma, ok. Poi un'altra Celine
E questa invece è la Nano come grandezza, è appunto una luggage, si vede dalla lingua della faccia. E questa è un color beige, se non sbaglio, crema, beige, boh, non lo so. Ha la tracolla, è una delle mie borse preferite questa, perché sembra di no, ma ci sta parecchia roba all'interno. È molto carina, molto sportiva, da tutti i giorni. Eh sì, mi è piaciuta subito, la cercavo da molto di questa grandezza in un colore simile, così neutro, e quindi l'ho presa anche questa ad Amsterdam. Poi Dior, di Dior ho solo una borsetta che è questa, che è la Lady Dior versione, non lo so, mini, nano, non so come si chiami, blu, con appunto in pelle blu, ma è laccata, amo le borse laccate, e ha questi ciondolini con le varie lettere che compongono appunto il nome Dior, e poi si apre con soltanto questo flap. Così voglio stare sempre molto delicata con questa borsa, perché ho sempre paura che si rovini, la vedo molto delicata come borsa, ma la uso comunque tantissimo. È un po' difficile da abbinare essendo blu, io ho moltissime cose nere, però secondo me anche con un outfit total black non sta affatto male, e anche questa. E l'ho presa con la tracolla, cioè aveva la tracolla inclusa, e questa l'ho presa a Venezia. Poi per quanto riguarda invece le Louis Vuitton, allora ne ho due. Una è questa, che è il famosissimo bauletto che ha il mondo, veramente. Anche questo lo uso per viaggiare, tutto fuori forma. Comunque, anche questo lo uso per viaggiare prettamente, perché ci sta il mondo, e io non mi ricordo che misura sia, credo sia il 35, anzi sì, quasi sicuro, oddio, no, boh, non so sicura, credo sia il 35, anche questo preso ad Amsterdam. E poi seconda Louis Vuitton è questo, che è il modello Alma, l'avrete visto perché l'ho comprato poco tempo fa, e anche questo preso ad Amsterdam quando sono in vacanza, però, ed è, in molte pensavate fosse nera, perché è, infatti sembra nera, ma se la vedete da vicino è tipo un borgogna scuro, ed è anche glitterata, sotto il sole si vede che ha tutti questi brillantini, molto bello. Ho preso la versione, avevo il dubbio se prendere la versione più piccola che aveva la tracolla e la versione più grande, ma siccome ho la Celine che è piccolina, con la tracolla non volevo prendere una cosa, e poi ho tante borse piccoline, quindi ne volevo una un po' più capiente, e qui ci sta davvero tanta roba. Non ho provato se ci sta anche il computer, ma no, non credo il computer, ma appunto ci sta parecchia roba, e questa è un po' più particolare come Louis Vuitton, non si vede ovunque. Poi Gucci, di Gucci ne ho una sola, che è questo, che è il modello, uno degli ultimi usciti, l'ultimo uscito, come si chiama, Dionysus, non lo so, è stata un regalo di Tomas per il nostro anniversario, ed è... e appunto, la vedete, insomma, è lucida con il classico motivo Gucci. Poi ha questa chiusura, che è la nuova chiusura del nuovo stilista Gucci, con questi due draghi leoni, e sotto l'ho presa color senape. Molto particolare, l'ho scelta io, molto particolare, però mi piaceva questa idea, non ho borse neanche lontanamente di questo colore, quindi è stata secondo me una buona scelta, e questa l'abbiamo presa a Venezia, anche questa. Poi arriviamo alle Valentino, ne ho due, e questa tra l'altro la borsa che indosso oggi, che ho abbinato al bracciale Hermes rosa, ma non stiamo parlando di gioielli, oggi parliamo di borse. Questa è appunto la Valentino, credo sia il modello più grande della Rockstad, ed è di questo rosa cipre molto carino, da non confondere con quella che è tipo un po' più nude come colore. Io ho quella rosa, sembrano uguali, sembrano simili, ma quella che si vede sempre e ovunque è quella nude, marroncino rosa. Quando la vedete dal vivo sembra più marrone, la mia invece è proprio rosa, 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 e dovevo avere questa, che è della collezione primaverile, se non sbaglio dell'anno scorso, due anni fa, ed è appunto hardware platino come tutte le Valentino, se non sbaglio. Questo è il modello più grande rispetto all'altra Valentino che ho, che è il modello un pochino più piccolino. Questa, allora, quella rosa l'ho presa a Milano, invece questa l'ho presa in nessuna città, l'ho presa online, l'ho ordinata online dal sito Valentino, dal loro sito ufficiale, e l'anno scorso per Natale, mi ricordo, quindi, ed è del classico rosso. È più scura di quello che sembra in videocamera in realtà, perché è tipo un color bordeaux più che rosso, ma è l'unica borsa rossa che ho tra l'altro, ed è molto molto carina, stessa catena per tutte e due, stesso hardware. Poi arriviamo alle Saint Laurent, anche qui ne ho due e mi piacerebbe tanto prenderne un'altra, ma non vi anticipo che modello sarà, magari se lo indovinate scrivetemi nei commenti. Comunque, questa è la prima, è più una borsa da sera
con la catena, che è più lunga di quanto sei, eccola, con la catena. Questa è un modello molto più piccolo di quello che si vede in giro solitamente, che è tipo più busta, un po' più lunga. Questa è in pelle nera opaca, anche questa è molto resistente come pelle. Logo dorato, catena dorata, niente da dire, molto elegante, molto carina. C'è quest'altra che è, io vi giuro non so il nome del modello, aspettate, questa l'ho presa ad Amsterdam. Questa anche l'ho presa ad Amsterdam nello stesso negozio, tra l'altro non ha questo pompon, l'ho aggiunto io, non c'entra niente. Questa è praticamente la borsa in sé, molto elegante, anche questa è una borsa da tutti i giorni come colore, e anche questa molto neutro, quindi insomma portabilissima. Qui ci sta veramente tanta roba, ha varie tasche e varie, insomma, robe all'interno, cioè immondizia, però ha varie tasche con cerniera e senza. Anche questa, la tracolla, ce l'ho di là, non la metto mai praticamente, ma appunto molto capiente, molto molto bella e seria come borsa. Arriviamo a Prada, ne ho soltanto una di Prada, che è praticamente la mia sola e unica borsa marrone, no, più o meno, sì. Beh, comunque si vede che uso molto di più il nero. Questa è tra l'altro la preferita di Tomasi, l'ho presa all'outlet, in realtà l'ha presa De Mesa, una mia amica, per me, dall'outlet a Eindhoven, perché io non potevo essere presente lì, ma mi ha mandato la foto e le ho detto compramela assolutamente. E questa naturalmente le ho spedito i soldi, pensate che io chieda alle mie amiche di regalarmi borse così. E questa è appunto una Prada, l'ho presa per un prezzo non scontato di più, l'ho pagata tipo 60% in meno, l'ho pagata niente in confronto a quanto costa nuova, ed è uno dei classici modelli appunto in pelle, molto morbida, super super capiente, perché ha veramente tante tante tasche, ed è appunto anche questa una borsa da tutti i giorni. E poi per finire arriviamo a Fendi, ne ho due di borse di Fendi, una è questa, che è tipo la Monster Bag, non so come si chiama, insomma. Questa l'ho presa, anche questa a Cortina, questa l'anno scorso. Questa è molto speciale come borsa, ha questi occhioni che ti fissano, tipici degli ultimi insomma modelli di Fendi, non solo di borse. Tracolla staccabile? No, non è staccabile. Tracolla però è regolabile, molto molto appunto strana questa, ma mi è piaciuta subito perché ha colori un po' più vivi, non ho tante borse di colori così appariscenti, quindi mi è piaciuta. E poi ho preso anche questo, che è uno dei loro ciondoli monster con appunto gli occhi Swarovski rosa, insomma ci stava bene secondo me con questa borsa, poi non lo so se è vero o no, però le indosso sempre assieme, ecco, quindi questo è quanto. Poi ultima borsa per oggi, ed è la mia seconda Fendi, è questa, che è, io appunto non mi ricordo i nomi, ma questa l'ho presa invece a Trieste, pensate, nella mia città esiste un posto che ha delle borse decenti, e questa l'ho presa appunto qua a Trieste. Anche su questa mi hanno fatto un bello bello sconto, nonostante si trattasse della collezione nuova, ma è appunto nera, classicissima, con hardware dorato. E anche qui appunto ci sta parecchia roba, come grandezza è la stessa rispetto alla Monster Bag che avete visto poco fa, ma è appunto molto più seria, completamente diversa come stile, anche questa è la tracolla. Quindi questo è quanto sulle mie borse, ne ho altre più piccoline, magari di tanti anni fa, di quando ero un po' più giovane eccetera, ma oggi vi ho fatto vedere quelle più richieste, quelle che piace vedere. Quindi spero vi sia piaciuto questo video, ragazze, l'ho fatto non perché voglio vantarmi di quante borse io abbia, no, però volevo farvele vedere perché me le chiedete, e io sono la prima a guardare questi video in giro su internet, mi piace vedere tutte queste cose fichissime, anche se magari non posso averle tutte, però mi piace vedere queste cose fichissime su internet. E niente, questo è quanto, spero vi sia piaciuto questo video che avete aspettato così tanto, vi mando un mega bacio e alla prossima, ciao!